Ciao! Questo percorso dedicato al cambiamento nasce da una constatazione molto semplice e questa constatazione è che il cambiamento è l'unica vera costante dell'universo. O se vuoi, andando più nel microcosmo, il cambiamento è l'unica vera costante della nostra vita. Questo, se vuoi, è un assunto molto semplice, molto ovvio, eppure è qualcosa in cui nella maggior parte dei casi non facciamo molto attenzione. Il fatto che il cambiamento, questo flusso nel quale tutte le cose continuamente si muovono in un costante processo di trasformazione e di cambiamento, è qualcosa che non possiamo veramente contrastare, perché fa parte veramente, fondamentalmente, della trama dell'universo, di come le cose funzionano. La vita si evolve attraverso un processo di costante cambiamento. Tutte le cose si trasformano costantemente in qualcos'altro. Questo flusso che noi definiamo cambiamento è un movimento che è così intrinseco all'universo che non abbiamo alcuna possibilità di contrastarlo. E quindi, se non abbiamo possibilità di contrastarlo, l'unica possibilità che ci rimane è quella di allinearci a questo flusso che definiamo cambiamento e di viverlo invece che passivamente e quindi subendolo, ovvero subendo traumaticamente, sentendosi vittime di un flusso che è più forte di noi, di un cambiamento che ci sovrasta e al quale non possiamo resistere, invece vivendolo allineandoci a quella sua forza e quindi sfruttando quella sua energia propulsiva per vivere meglio, per raggiungere uno stato di benessere, ma ancora di più per essere alla fine pionieri di questo stesso movimento, di questo stesso cambiamento. Quindi vivendolo, se immaginiamo questo cambiamento come un'onda potentissima, vivendolo dalla cresta dell'onda, dal quale abbiamo una prospettiva tanto più ampia, piuttosto che essere travolti da quell'onda di cambiamento. E questo è proprio quello che ti stimolerò a fare in questo percorso. Cercare di avere una prospettiva più ampia e cercare e usare tanti strumenti per potersi allineare sempre di più a questo flusso del cambiamento. Noi tante volte viviamo il cambiamento anche come una cosa positiva, ad esempio se stiamo vivendo una sofferenza, se c'è qualcosa che ci crea disagio, l'idea che quella cosa inevitabilmente cambierà, no? Il famoso detto il tempo cura tutte le ferite, ci fa stare meglio, ci fa ritrovare speranza. L'idea che qualsiasi sofferenza che stiamo sperimentando inevitabilmente cambierà nel tempo, si trasformerà. Invece quando stiamo vivendo una situazione particolarmente felice, quando ci troviamo in una situazione che magari abbiamo creato con dello sforzo e che ci crea piacere, possiamo avere paura del cambiamento, perché pensiamo che il cambiamento, l'inevitabile trasformazione della nostra vita, ci porterà via quella felicità. E quindi cominciamo magari a irrigidirci, cerchiamo di proteggere quello stato di felicità, cerchiamo di contrastare il cambiamento che inevitabilmente fa trasformare tutte le cose. Quindi, a seconda dello stato di coscienza in cui ci troviamo, possiamo vivere il cambiamento come un movimento positivo, perché trasforma magari uno stato di sofferenza in cui ci troviamo, o come un movimento che ci spaventa, perché porta alla trasformazione anche di uno stato di felicità, di sicurezza, di certezza in cui ci troviamo. L'idea alla base di questo percorso è quello di imparare a vivere qualsiasi movimento di cambiamento come positivo e come nutrimento per la nostra vita, indipendentemente dal fatto se stiamo vivendo in un momento della nostra vita che è fonte di sofferenza, di trauma, o che è fonte di felicità, di certezza, di sicurezza. Indipendentemente dal punto in cui ci troviamo nella nostra vita, imparare a vivere il cambiamento come un movimento che possiamo utilizzare attivamente, al quale possiamo allinearci. Cominceremo questo percorso partendo proprio dal macrocosmo, quindi vedendo quei cambiamenti che a livello cosmico, a livello planetario, si riproducono intorno a noi, per poi gradualmente andare a vedere come questi cambiamenti influenzano anche il nostro microcosmo, il nostro corpo fisico,
la nostra mente, la nostra psicologia, la nostra psiche e la nostra vita in generale. E vedremo come macrocosmo e microcosmo, a livello del flusso del cambiamento, sono intrinsecamente connessi. Quindi vedremo come l'influenza, ad esempio, del nostro Sole o dei cicli del nostro pianeta influenza molto anche i cicli della nostra società, i cicli della nostra economia, i cicli dei nostri conflitti e, a livello ancora più microcosmico, i cicli della nostra vita personale e soggettiva. E dopo aver esplorato un po' tutta questa panoramica di cambiamenti che c'è intorno a noi, dal macrocosmo al microcosmo, vedremo più nello specifico come imparare a vivere i piccoli, anche minuscoli, anche banali, quotidiani cambiamenti che viviamo nella nostra vita. Vedremo come imparare a osservare in un modo diverso tutto ciò che nelle nostre vite quotidiane cambia, anche nel piccolo. Tutti i programmi che magari vanno all'aria e dobbiamo fare nuovi programmi. Vedremo come imparare a vivere in modo più intelligente e più flessibile le cose che cambiano costantemente intorno a noi nella nostra vita. E per fare questo ci avvicineremo ad alcuni strumenti che sono proprio legati, diciamo, all'idea di vivere in modo più intelligente il cambiamento, e questi strumenti sono tutti strumenti legati all'idea di intuizione. Principalmente esploreremo lo strumento principe, se vuoi, dell'intuizione, che è l'intelligenza del nostro cuore, e vedremo anche alcuni dettagli scientifici per cui questo cuore che noi abbiamo non è solo un modo di dire stare nel cuore, ma è letteralmente mettere in moto ed attivare un'intelligenza, mettere in moto ed attivare un cervello che ormai scientificamente è stato provato. Noi abbiamo nel cuore, abbiamo questo nocciolo di cellule neuronali che costantemente sono in funzione ed elaborano informazione. Quindi vedremo come partire nel nostro affrontare il cambiamento, anziché dalla mente, anziché cercare di sciogliere quel nodo del cambiamento mentalmente, partire dal livello intuitivo, in modo che il cuore possa comunicare con la mente in un flusso continuo, in quella che viene chiamata coerenza mente-cuore. E questo sarà il principale strumento che impareremo ad usare proprio per fisicamente, energeticamente avvicinarci ad una prospettiva diversa, ad un punto di vista diverso, e imparare ad affrontare il cambiamento dal punto di vista del microcosmo della nostra vita in un modo diverso, per poi proiettare quella prospettiva più efficiente, più intelligente nel macrocosmo del cambiamento cosmico, sociale, economico che ci circonda, in modo da viverlo sulla cresta di quell'onda o nell'occhio di quel vortice, anziché essere travolti da quella potentissima energia che è il cambiamento. Imparare a guardare il cambiamento, qualsiasi cambiamento, con un occhio più ampio e con una prospettiva più efficiente è qualcosa che ci richiede naturalmente coraggio, perché ci sono sempre alcuni cambiamenti che non vorremmo mai avvenissero nella nostra vita. Un esempio classico è quel cambiamento che noi chiamiamo morte. Quando guardiamo alle persone che amiamo nella nostra vita, non vorremmo mai che quelle persone se ne andassero fisicamente dalla nostra vita. Eppure sappiamo dentro di noi che quel cambiamento avverrà inevitabilmente. Ma quello che molto spesso facciamo è evitare di guardare quel cambiamento, quella possibilità. Così evitiamo di guardare, ad esempio, la possibilità che il nostro compagno o la nostra compagna ci abbandoni, o la possibilità di avere o di perdere un certo lavoro, o la possibilità che le persone che amiamo se ne vadano fisicamente dalla nostra vita, che muoiano fisicamente. Evitiamo di guardare quel cambiamento perché abbiamo la consapevolezza che inevitabilmente ci sarà quel cambiamento, soprattutto quando pensiamo alla morte fisica delle persone, ma in qualche modo ci è insostenibile guardare quel cambiamento e quindi scegliamo di non guardarlo. E però, paradossalmente, se vuoi, quando scegliamo di non guardare un cambiamento, non abbiamo poi l'energia per affrontare veramente, profondamente quel cambiamento. E di solito quel cambiamento, come può essere la morte fisica di una persona che amiamo, ci travolge.
È chiaro che un cambiamento di questa portata ci travolge in ogni caso, ma se impariamo ad osservare qualsiasi cambiamento che possa verificarsi nella nostra vita, se impariamo a stare di fronte a quelle possibilità, senza per questo esserne travolti, ma con semplicità, con la presenza di riconoscere che quei cambiamenti si verificheranno, questo in realtà ci darà molta più energia per vivere sia il momento in cui si verifica il cambiamento, sia il momento in cui siamo ancora nella relazione, ad esempio, con quelle persone che un giorno non ci saranno più. Ci darà, in altre parole, la consapevolezza di vivere con quelle persone molto più nel presente, molto più nell'amorevolezza, molto più nella presenza, perché saremo più consapevoli che il tempo che abbiamo con quelle persone è limitato, almeno su questo piano fisico, e quindi ci dedicheremo a vivere al meglio la relazione con quelle persone, proprio perché abbiamo imparato a stare di fronte a quel cambiamento che è così traumatico, che è l'assenza delle persone che amiamo. Questo per dirti che in questo percorso impareremo soprattutto a stare di fronte al cambiamento, di qualsiasi cambiamento si tratti di un cambiamento che ci entusiasmi, che ci entusiasma, che si tratti di un cambiamento che ci traumatizza, impareremo a stare di fronte al cambiamento in sé per sé, in tutte le sue sfaccettature. E questo ci darà proprio la possibilità di riacquisire una presenza che è una presenza che, se vuoi, è l'unica cosa che può andare oltre il cambiamento, perché è una presenza eterna, è la presenza di quella coscienza che ci abita e che può dirigere il cambiamento e che può osservare il cambiamento anziché esserne travolta. Bene, nella prossima lezione cominceremo proprio ad affrontare il discorso sui grandi cambiamenti cosmici e del nostro pianeta, per poi piano piano tornare a vedere come questi cambiamenti cosmici influenzano la nostra vita proprio nel quotidiano. Ci vediamo lì.